La terza commissione consiliare, presieduta da Massimo Buconi, ha approvato all'unanimità la proposta di legge d'iniziativa del consigliere Raffaele Nevi di Forza Italia riguardante l'istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte di medici odontoiatri, di medici veterinari e farmacisti. La Regione tutela e promuove l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'accordo Stato-Regioni del 2013. Si riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi di indirizzi diagnostici e terapeutici di agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica e medicina tradizionale cinese. I medici chirurghi, gli odontoiatri, veterinari e farmacisti che hanno effettuato percorsi formativi inerenti tali discipline potranno iscriversi agli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali appositamente istituiti dagli ordini professionali. L'iscrizione non è condizione necessaria per l'esercizio di tali discipline che resta disciplinato dalla normativa statale vigente. Viene istituita presso la Giunta regionale la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali, composta dal direttore regionale della direzione competente, che la presiede, quattro dirigenti o funzionari regionali esperti nei settori della formazione professionale, farmaceutico, sanità umana e sanità animale, un medico, un odontoiatro, un veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale indicati dai relativi ordini professionali per ognuna delle sette medicine in questione. L'istituzione e il funzionamento di tale commissione non comporterà oneri a carico del bilancio regionale.